No, non è l'inferno. Uguale, uguale ad Emma Marrone. E quindi Emma Marrone è favorita a questo Festival di Sanremo più che mai, secondo me, alla luce della prima serata del suo debutto, che abbiamo ascoltato questa canzone di Silvestre trattino Sala trattino Palmosi, virgola. E favorita, e sarà lei la vincitrice o il vincitore, come preferite, boh. E, con dei capelli, no, un po' alla schiaffo, come dicevano tutti di un lato, ricetti, molto, cioè, un bel fisico, sembra proprio palestrato, magro, però penso di suo, ha cantato in modo impeccabile. Ecco, mentre tutti gli altri, chi stonava, Bersani, anche lo stesso Renga, nei primi 30 secondi, 40 secondi, stava completamente fuori, se sapeva, forse non sentiva bene, non lo so, l'emozione. Lei ha cantato bene, ha cantato proprio in maniera professionale, perfetta, mi sembra. Non, la vado a risentire, ma non proprio sicura. Ecco, si vede che ha una grande tecnica, è brava tecnicamente, è brava, insomma, si è fatta una bella gavetta anche ad amici. L'anno scorso poi Modà è arrivata seconda e quest'anno tutti la danno. Anche i bookmakers qui sotto, e i bagarini, dicono, guantata Demma, io la do 2-1, la danno favorita. Beethoven, tu che dici? Tu stai, ecco qua, Beethoven, chi vince secondo te? Dimmi un po'. Ah, ok, pure lei, secondo lei vince Emma. Boh, vediamo se hanno comprato tanti, diciamo, tanti call center a sufficienza. Battuta, sì. Battuta, no? Se hanno comprato tante schede a sufficienza. Battuta, battutina. E per farla vincere. No, comunque ha cantato bene. Poi, al di là delle schede, lei è molto amata dai giovani, quindi i giovani ragazzini vanno lì, comprano, cioè col televoto, no? Mandano gli SMS. E così. Comunque la canzone non è neanche male, ma niente di che, secondo me la canzone, lei canta benissimo, per l'amor di Dio. E devono dare, questa parentesi la faccio dopo, però vabbè, l'accenno, un po' di canzoni un po' tristi quest'anno, tutti un po' sul triste, sarà forse l'aria, che ne so, l'economia che va male, va. Comunque, Emma Marrone, grande favorita, bella canzone, non è l'inferno, a me non mi fa carina la canzone, ma non mi fa impazzire, almeno per ora, poi bisogna riascoltare. Bravissima come esecuzione e molto favorita, molto molto favorita, probabile vincitrice di Sanremo 2012, ve lo dice questo capellone qua. Vai, Emma.